Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è finalmente il video dei regali di compleanno. Se non sapete che è stato il mio compleanno, vi metto qui sopra nelle schede il video vlog del giorno del mio compleanno, della mia festa di compleanno, che l'ha fatto Letizia, quindi lo trovate sul suo canale e andate a vederlo perché... Io che non sapevo del dietro le quinte, vi giuro mi sono pisciata dalle risate. Comunque andate a vedere il vlog del mio compleanno e adesso invece io vi faccio vedere quelli che sono stati i miei regali di compleanno. Allora, i miei genitori mi hanno fatto un regalo da Contini, che è un negozio di... cose per la casa, anche bigiotteria, gioielli, eccetera, e mi hanno fatto appunto un bracciale, che è un bracciale collana, uno di quei bracciali, che uno di quei gioielli che se voi li tenete lunghi è praticamente una collana lunga, se invece lo volete fare a bracciale basta che lo attorcigliate e diventa bracciale, ed è fatto di questi due colori, che è un... lilla viola con queste rifiniture dorate, molto molto bello, è molto delicato come tipo di bracciale. Io adoro i bracciali fatti in questo modo e questo è il regalo da parte dei miei genitori. I miei amici invece mi hanno regalato due cose. Allora, prima di tutto mi hanno regalato questa, che è di Mr. Wonderful ed è un'agenda planning settimanale, fatta in questo modo, e mensile. Questa è la parte mensile e questa invece è la parte settimanale. È fatta in questo modo che non ha praticamente scritti i numeri, perché praticamente voi la potete organizzare come meglio credete, quindi utilizzandola tutte le settimane, utilizzandola solamente delle settimane particolari, oppure come la utilizzerò io, la utilizzerò un po' più come diario, diciamo, dove metterò sì le cose che mi succedono durante le settimane in particolare e non la utilizzerò invece come vera e propria agenda, perché è troppo troppo bella, cioè Non si può sprecarla come una semplice agenda. E quindi questo è stato il regalo, uno dei regali dei miei amici. E un altro regalo sempre dei miei amici, già potete notare la bustina e già potete capire dalla bustina chi è andato a fare il regalo. Questo è il secondo regalo da parte dei miei amici, è una palette di MAC ed è la Miss, io non lo so leggere, quindi questa qui, e già quando l'ho vista, oltre al fatto di apprezzare tantissimo il fatto che fosse di MAC, perché io non ho nessuna palette di MAC, ho apprezzato tantissimo il fatto che era leopardata. Cioè io dovete sapere, piccola parentesi, dovete sapere una cosa, io aspetto di poter andare a fare i saldi, perché ancora non sono andata, aspetto di poter andare a fare i saldi solamente per comprarmi un pellicciotto leopardato, perché mi è rimasto qua per tutto st'inverno e adesso voglio il pellicciotto leopardato e se lo trovo in saldo lo compro. Stop, voglio solo quello, quindi voglio il pellicciotto leopardato. Comunque, tutto questo per dirvi che mi piace il leopardato, è molto carina perché oltre ad essere piccolina di spessore, diciamo, è piccola e lunga, quindi è anche abbastanza facile da infilare nelle valigie se uno deve viaggiare. Ecco, si vede che non faccio video da un po' di tempo. Il dentro è fatto in questo modo, c'è lo specchio là lungo, molto lungo, e questi sono i colori, sono dei colori naturali, ci sono dei matte come potete vedere, che sono questo, questo e questo, e ci sono degli shimmer. Questo è bellissimo e penso che lo utilizzerò tantissimo come illuminante e come blush, perché è veramente bello. Gli altri sono tutti sul arancio, dorato, bronzo, marrone, sono tutti colori che io praticamente amo e che utilizzo tantissimo tutti i giorni e non vedo l'ora di farvi un video con questa palette bellissima.
ancora non l'ho utilizzata, non ho avuto coraggio ancora ad utilizzarla, la utilizzerò molto presto. E fatemi sapere qui sotto se volete un video al riguardo su questa palette, altrimenti vi farò una recensione tranquilla senza farvi vedere gli ombretti applicati. E questi erano da parte dei miei amici. Regalo personale da parte di Letizia è ovviamente un rossetto di MAC. Questo qui è della linea Matte ed è, mi ha detto lei, uno degli ultimi usciti durante il periodo natalizio. Però visto che io non sono così aggiornata sulle uscite di MAC, fate i commentini qui sotto sulle uscite di MAC e vi farò rispondere direttamente da lei, perché lei è molto più aggiornata di me sulle cose di MAC, visto che lei adora MAC. Io invece sono un po' più aggiornata su altre cose, altre uscite che mi piacciono un po' di più, perché vado pure un po' sul packaging carino, sui colori piuttosto che altro. Comunque, questo qui è appunto della linea Matte ed è Beatrix ed è stratosferico, come potete vedere, perché lo sto indossando in questo momento. Allora, il colore nello stick è questo, che Letizia mi ha subito detto: no, non ti preoccupare, non è scuro. Raga, cioè, o so io che allora ho dei problemi su quanto riguarda il concetto di scuro, oppure ho messo troppo, cioè ho fatto troppi strati, non lo so. Fatto sta che questo è il colore, quello che vedete sulle mie labbra, ed è bellissimo, cioè io adoro. Allora, io sono una che va da un colore nude, molto nude, quasi che si confonde con le labbra, a colori forti, come può essere un vinaccia, come può essere un marrone scuro, come può essere questo. Cioè, è bellissimo, ha è un viola bordeaux, è una cosa spettacolare come colore, mi piace tantissimo e lo adoro tantissimo, quindi grazie. Grazie, bellissimo. E vi ricordo sempre, per ulteriori informazioni su aggiornamenti di MAC e robe varie, qui sotto commentate e vi farò rispondere direttamente da lei. Infine, mio marito, sempre con l'aiuto di Letizia, ma lo potete capirete il perché di questa mia frase guardando il vlog nel suo canale, mio marito mi ha regalato questo, che io lo volevo comprare da quando sono stata a Roma dai miei, solo che ho detto no, non lo compro perché aspetto Natale e va. Alla fine, quando sono venuta a Viterbo, praticamente l'ho trovato, ma l'ho trovato al doppio. Ho detto no, assolutamente no, cioè non lo compro al doppio. E questo è il regalo bello, 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 bello. Peccato che io questo regalo non ne posso usufruire di questo regalo, perché non ho il lettore Blu-ray, perché mio marito ha cappellato enormemente, perché pensava che l'Xbox leggesse Blu-ray e invece no, e quindi io adesso devo aspettare pazientemente un lettore Blu-ray. Quando lo comprerò non lo so, devo aspettare un lettore Blu-ray per potermi vedere questi, e io sto in fibrillazione, vi prego aiutatemi, aiutatemi. Lo so, c'ho un marito che purtroppo è fatto così, però ho apprezzato il gesto, ho apprezzato tantissimo il gesto, perché si è ricordato che io volevo assolutamente comprare questo cofanetto. In più lui mi ha preso anche questo, che è Animali Fantastici, che è diciamo il film, quello nuovo della Rowling, che non ho mai visto, quindi sono curiosissima di vederlo. In più tutto il cofanetto di Harry Potter, ovviamente, perché come, cioè, sto finendo i libri, figuratevi se non volevo il cofanetto di Harry Potter. E però non sapeva che l'Xbox non leggesse i Blu-ray, e quindi lei gli ha detto a Letizia: prendilo in Blu-ray, e lei l'ha preso in Blu-ray. Poi ci siamo accorti che poi si è accorto che il Blu-ray praticamente noi non possiamo ancora leggerlo perché non abbiamo il lettore Blu-ray. Però presto compreremo un lettore Blu-ray, per forza, cioè non può, cioè, se no come faccio? Come faccio?
E niente, questi erano tutti i miei regali di compleanno. Fatemi sapere qui sotto tutte le curiosità che volete su quello che avete visto. Vi ricordo che Letizia risponderà alle domande sui prodotti di MAC che vi ho mostrato in questo video. Fatemi sapere e consigliatemi un lettore Blu-ray che sia economico e che sia comunque buono, in maniera tale che insomma vado a dare un'occhiata in questi giorni che magari si sono rimessi un po' tutti perché qui ancora non siamo mai usciti di casa. E niente, io vi ringrazio di aver guardato questo video, vi mando un bacione, se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale, spolliciate se vi è piaciuto questo video e vi auguro un buon 2018 a tutti quanti, anche se non so, non mi ricordo se ve l'avevo già detto, comunque buon 2018 a tutti quanti. Ritornerò prestissimo con i vlog, ritornerò prestissimo con altre novità, vi farò un video dove vi spiegherò le novità che ho in mente di fare nel canale e niente, a presto, ciao!